Anna mia, ma come un'emozione da poco? Ma che il vino... Anna mia, Anna Ox, Anna ah, mia, okay, per dire. Ma vino da, un'emozione da poco. Ma cantante mi è sempre piaciuta. Anna Ox. Ammappala, oh. 10 anni. Era una bella ragazzotta, eh. Bella. Canta, no, ci sta sentendo Anna, complimenti, grande, bravissima, grande, grandissima interprete, però un'emozione da poco, il vino lui cantava, un'emozione che cresce in me, questa emozione grandissima, vabbè, lascio tutte le conoscenze, Anna Ox, Anna Ox, grande, grande cantante, grandissima interprete, allora, va bene, questi 100 euro, questi 100.000 euro dove li dobbiamo investire? Dove li devi investire? Io ho un amico, no, dai, amici, un amico di un mio amico conosce uno che è il cugino di un altro che gli hanno detto che con lui si prende bene. C'ha un vinello, si chiama... Sai qual è infatti il problema? Non è investire. No, 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 non è il discorso di... Magari no, nel tempo uno va, ti piace, ti prende 6 bottiglie. E le tiene. Il problema è anche dove poterlo tenere. E infatti se decidi di investirlo, di investire nel vino, ovviamente devi organizzarti per avere un angoletto. Che angoletto? Sappia... No, non è un angoletto, perdonami. No, Marca Paletta, no. Ce l'hai sul serio 100.000 euro? No, non è per quello. Ti sei svelato! No, non è per quello. A te serve una grotta. Piantala. A te serve un 300 metri di grotta condominiale. Stai zitto, idiota. Se uno fa un investimento, ecco, magari al mese, e spende 200 euro per 2 bottiglie, ok? Il problema poi... Sul lungo periodo, ma ti serve spazio. Cioè, ti serve spazio in un certo modo. Perché se no, voglio dire... A parte che tutti i soldi che c'hai tu, poi io verrei a casa tua... Io li metto sotto al mattone. Io li metto sotto al mattone. Purtroppo me li bevo. Ho messo a posto la cantinetta proprio ieri. Ho trovato le bottiglie del 98, Brunello del 2001... del 2003, belle intonse e anche ben conservate, direbbe, spero, Maurizio Marchisio. No, hai ragione, però su questo punto qui, visto che la questione è affascinante, anche perché, come ha detto Maurizio, l'investimento nel campo del vino ad oggi, i dati risalgono a 60 anni fa, quindi c'è uno storico di circa 60 anni. C'è 60 anni fa noi avevamo già una certa età e più o meno il vino ha garantito un 15% di interesse su base annua. Significa che al momento risulta essere tra gli investimenti più interessanti. Non in ordine speculativo, se vai su un breve periodo forse no, però dai 3-5 anni, quindi sul medio-lungo periodo, sembra essere interessante. A questo punto... Ma io direi anche fuori dall'Italia, cioè far vendere... No, certo, certo, ma a questo punto direi, Maurizio, ma ci prepariamo delle domande ad hoc, esatto. Hai capito? Io m'organizzo prima con Mr. Marchisio e dico, ma senti Maurizio, che ti dici tante volte... Vai anche in macchina a prendere i tuoi 100.000 euro. A lui, perché io e no, te io, in due non li faccio, non arriviamo a 50 in due. Non c'è problema, tu. Sti soldi non li prendi da nessuno, pensa da me. No, però sarebbe interessante, se Mr. Marchisio è d'accordo, ci organizziamo, no? Facciamo i primi esperimenti con Radio Perbacco e investiamo 5 euro lì. E poi la settimana dopo altri 2,50 euro di là. E dopo 6 mesi c'hai ben 24 euro da investire. Cosa stavo pensando? Che dovremmo smetterla. Ha parlato di vini piemontesi e vini toscani. Che poi, toscani. Soprattutto i piemontesi non sono vini che in questo momento stanno proprio cavalcando l'onda, no? Guarda, però sono storicamente sono famosi. Non solo sono famosi, ma il rapporto tra noi e Maurizio Marchisio nasce proprio perché lui sul suo sito parlava del Barolo Monfortino, se ricordo bene, e praticamente nel momento in cui hanno messo in vendita il Barolo, che viene messo in vendita dopo 4-5 anni, non mi ricordo. No, poi dipende quanto, certo, di più a volte. Diciamo 5 anni, quindi la prima in missione nel mercato, è stato comprato a circa, mi pare di ricordare dal sito, 300-400 euro a bottiglia. Dopo circa 2 giorni, andato ovviamente esaurita la vendita delle bottiglie disponibili da parte della cantina, la quotazione era già sul migliaio di euro a bottiglia. Significa che
Se hai la capacità di entrare in relazione con la cantina e avere una confezione di Monfortino, diciamo che in 24 ore già puoi addirittura garantirti un investimento che ripaga del 200%, sì, più o meno. Si tratta di... Il problema è trovare, secondo me, il problema grosso è trovare veramente il canale giusto. Il canale è, come dicevi, come conservarlo. Perché anche se fai quel gioco che hai detto tu adesso, no? Cioè io ne compro una cassa, vedo incredibilmente che il giorno dopo vale tre volte tanto, io dico ok, ma sai che c'è? Ma me la rivendo. Ma chi? No, probabilmente se riesci ad entrare in quel mercato lì, riesci anche a entrare in quell'ambiente in cui... Non lo so, sai, perché sono ambienti un po', secondo me, è un ambiente un pochino particolare. Comunque ci sono dei broker che fanno di questo, quindi se tu rinunci a una percentuale del tuo investimento, ma come accennavamo prima durante l'intervista, probabilmente c'è un broker interessato che a fronte di un... Sì, a me è successo quando volevo prendere la Ferrari. Anche io, quando volevo prendere la Ferrari, l'ho presa perché non mi sono spostato in tempo. E l'ho presa a pieno, ma non stavo sulle strisce, ho attraversato col rosso, sai, quindi era colpa Ferrari, mia. Almeno alcuni anni fa la davano esclusivamente se potevi garantire che l'avresti potuta pagare, cioè c'era una garanzia. No, e c'avevi praticamente una prenotazione. Vuoi che ti faccio da garante? No, e il bello è che quella prenotazione, che tu già avevi dato un tot di soldi, quella prenotazione lì era ovviamente a 8-10 mesi, ma certo, in attesa di ricevere la macchina, no? Poi fai finire il pagamento e ti danno la macchina. E c'era gente non italiana che dava l'anticipo. No, che ti comprava la prenotazione. Ah, ok. Non so se è così ancora, ma conosco una persona che ha rinunciato a fronte di un'ottima offerta, però è partita per tanti chilometri la macchina. Non è escluso che si possa fare anche con il Monfortino. Perché no? Ma apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crederei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si mette nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria, lo chiami pure se ritieni il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta un colabrodo e basta un solo farabutto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra, poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Max, grazie per averci regalato questo pezzo, funziona benissimo su Radio Perbacco. Ringraziamo gli ospiti che sono intervenuti oggi.
ci scusiamo con il direttore della Reggia di Caserta, che porca paletta avrebbe dovuto partecipare, ma evidentemente c'è stato un problema col telefono, il dottor Mauro Felicori. Contiamo di averlo mercoledì prossimo insieme ad un gradito ritorno, e sono già 2 su 4, Luca, per la prossima settimana, il dottor Paolo Giovannelli, così parliamo da una parte dell'investimento del vino e dall'altra come curarci se col vino abbiamo un pessimo rapporto. Devo avere una conferma per una cantina, ma probabilmente ce l'abbiamo, non vi dico nulla. E sono 3, allora io mi gioco anche l'ipotetico 4. Tu c'hai l'ipotetico terzo, io c'ho l'ipotetico quarto. Può darsi che riusciamo a fare un'intervista con il primo negozio di vino italiano monotematico sul prosecco di Londra. Hai capito? Non c'è lo champagne, c'è il prosecco a Londra, che viene, c'è questo negozio in cui viene venduto solo prosecco. Speriamo di poter parlare con la gentile Cristina, se riusciamo a prendere contatto. Questa è la puntata. Scusami, che cosa? Stavi accennando. Mi stavi dicendo una parolaccia. No, non stavo dicendo una parolaccia. Stavo dicendo che anche questa puntata per oggi finisce qui.